Oggi vi propongo un racconto di Piero Chiara intitolato È tornato Gaudenzio, tratto da Racconti italiani del 1968, selezione dal Reader's Digest. È tornato Gaudenzio. Arrivare a Milano dalla Germania, da un paese a 30 km da Francoforte, dopo aver traversato città devastate, per Gaudenzio non fu la fine, ma il principio di un incubo. Tutto gli era sembrato facile fino ad allora: la vita di caserma, la partenza col battaglione, la guerra, l'ubbidienza e la disubbidienza, i combattimenti ai quali aveva partecipato come una comparsa in costume, sparando dove sparavano gli altri, ma infine diretto, guidato in quella incomprensibile geografia di monti e di fiumi ignoti. Ancora più facile era stato arrendersi, abbandonare le armi fino al campo di prigionia, poi farsi scegliere, fra tanti, da un padrone di segheria che lo portò in un paese tra i boschi e lo mise in un laboratorio di falegname che gli ricordava il suo, abbandonato con tutti gli arnesi 4 anni prima. Gaudenzio non aveva mai detto che a Viconate aveva lasciato la moglie, sposata da un anno, e che a guerra finita sarebbe tornato al suo laboratorio. Che la moglie lo aspettasse era certo, sebbene dopo l'internamento in Germania non fosse più riuscito ad avere da lei un segno qualsiasi, per quante lettere avesse scritto. Non poteva non aspettarlo, Cincina. Doveva incominciare a vivere davvero. Era inteso che avrebbero messo al mondo un figlio. Cincina era quiete e silenziosa e con l'aria di chi aspetta di fiorire al momento giusto. Ma venne la guerra. La lunga attesa, 4 anni. Ed ora, dopo una settimana di viaggio, Gaudenzio tornava. Da Milano al paese il viaggio fu quasi più lungo che da Francoforte a Milano, in camion fino a Monza, una giornata a piedi per le strade della pianura e poi ancora a piedi fino al paese dove arrivò verso sera, un giorno dei primi d'ottobre del 1945. Viconate era là, sul fianco del monte. Il mezzo chilometro che lo separava gli sembrava insuperabile. Di tante strade che aveva fatto, nessuna era stata più difficile. Arrivò alla sua casa, alzò lo sguardo alla finestra sopra la porta d'entrata. Era illuminata da una luce più viva delle altre. Fece i 2 scalini dell'ingresso, entrò e a mezza voce chiamò: Cincina, Cincina! Salì, si affacciò alla cucina, illuminata, e si trovò di fronte a sua moglie. Cincina era ferma in mezzo alla stanza e lo guardava in silenzio, con un vago sorriso sulle labbra. Era lei o una sua sorella della quale non aveva mai saputo l'esistenza? Gli occhi grandi e scuri erano i suoi, la bocca, i capelli neri, ma il corpo. La donna che aveva davanti, chiusa in un vestito scuro e attillato, era di forme piene e perfette. Gaudenzio, disse con la sua voce un po' spenta, e avanzò come a consegnarsi perché il marito la riprendesse in possesso, scusandola d'essere diventata troppo bella. Superata la sorpresa, Cincinna gli apparecchiò la tavola. Gaudenzio non osava più guardare la moglie. Spingendo gli occhi d'intorno, notava col suo occhio di falegname che i vecchi mobili di cucina non c'erano più, tutta roba nuova, di qualità. Cincina spiegò. Gli sfollati vendevano tutto per poco o niente, o anche affittato di sopra, pagavano quello che si chiedeva. Ho sempre scritto, disse Gaudenzio, prima una volta alla settimana, poi una volta al mese. Mai arrivato niente, diceva Cincina, mai. Molti ti davano per morto, dicevano che il tuo reggimento era andato distrutto.
Quando entrò nella camera da letto, gli passò ogni timore, tutto come prima. Alle pareti notò 4 o 5 quadri antichi, di quelli che si vedono nelle case importanti. Cincina disse che appartenevano a una famiglia di sfollati che glieli aveva affidati. Quando si svegliò era giorno alto. Balzò a sedere e gridò: Cincina, Cincina! Si alzò e andò in cucina. Cincina non c'era. Tornò quando era già lavato e vestito. Alla luce del giorno gli parve ancora più bella. Gaudenzio pensò di andare al caffè. Vide entrare gente nuova che non aveva mai visto e capì che le cose erano rimaste ferme al loro posto, anche se l'aria era un'altra, più libera, ma anche più pericolosa. Un vermut costava 50 lire invece di 50 centesimi di una volta. E il pane, chiese, quanto costa? 100 lire al chilo, quello buono, gli risposero. Un vestito? 30 o 40 mila lire. Stava per dire qualcosa quando entrò uno sconosciuto, un uomo di mezza età, alto e membruto, che attrasse gli sguardi di tutti. Buongiorno, signor Gino, dissero tutti. Salute, salute, rispose il nuovo arrivato. Si beve? Bitter per tutti. Il banconiere mise in fila 7 o 8 bicchieri e li riempì al livello giusto. Il signor Gino passò i bicchieri e l'ultimo lo diede a Gaudenzio, guardandolo con una certa sorpresa, come se lo trovasse troppo piccolo e striminzito. È Gaudenzio, gli spiegarono subito. Gaudenzio, tornato ieri sera dalla Germania. Gaudenzio si sentiva peggio che nudo col suo vestito di 4 anni prima, che gli andava largo come un sacco e gli pareva di un colore ridicolo. L'offerente lo guardava con interesse da capo a piedi. Bevvero insieme, ma Gaudenzio inghiottì a fatica. Il signor Gino pagò e se ne andò, salutando tutti a gran voce. Disse il padrone del caffè a Gaudenzio: È il signor Gino, un grosso negoziante di stoffe di Milano che ha passato qui gli ultimi 2 anni di guerra. Era sfollato. È uno dei più importanti grossisti di Milano, scapolo, milionario, amicizie in tutto il mondo. È uno che sa vivere. Ha dato 100.000 lire per l'asilo e 200 per la chiesa. Oramai non va più via da Viconate. Lo dice lui, starà qui più che a Milano. Gaudenzio andò dal prestinaglio e gli domandò: Lo conosci il signor Gino? Chi non lo conosce a Viconate? Lo conoscono tutti, anche a Milano. Al comando americano va e viene senza domandare permesso. Appena ci sono le elezioni, qui lo fanno sindaco. È lui che ha salvato il paese. Quando i tedeschi volevano portare via tutti gli uomini, dopo i fatti del San Michele, è andato lui al comando e non si è fatto niente. Per questa povera gente paga il signor Gino, alla fine del mese passa lui e salda il conto del libretto. A mia moglie glielo porti tu il pane? Certo, e non solo il pane, pasta, riso, pane bianco quando lo faccio, zucchero, tutto. Nel tornare a casa, Gaudenzio si sentì chiamare. Era il curato che veniva dall'asilo delle suore. Gaudenzio! Oh, Gaudenzio! Ma come? Si arriva al paese e non si va a salutare il curato? Venivo, signor curato, venivo, una cosa per volta. Mio caro, quante cose sono cambiate, quante cose! Vedrai, vedrai, è cambiata anche la testa della gente. Ma tu cosa farai adesso? Ti rimetterai subito a lavorare? Se hai delle intenzioni serie, ti potrò raccomandare al signor Gino. È un benefattore. Quanta gente ha messo a posto. Vienimi a trovare uno di questi giorni e non pensare in niente per ora. La provvidenza aiuterà anche te. Basta che tu non faccia il prepotente. Gaudenzio salutò e tornò a casa. A cena, appena finita la minestra, alzò il viso in faccia alla moglie e chiese: Il signor Gino, lo conosci il signor Gino?
Lo conoscono tutti, rispose Cincina a bassa voce. I quadri che ci sono in camera sono i suoi. Me li ha dati in consegna 2 anni fa. Ah, allora è stato qui, non me l'ha detto. È un uomo molto buono, il signor Gino, continuò Cincina a bassa voce. Se non fosse stato per lui, quando i tedeschi avevano trovato i sacchi di riso destinati ai partigiani nel tuo laboratorio e sotto i sacchi le armi, io ero già condannata alla fucilazione. È corso lui, hanno bruciato il laboratorio, ma tutto è finito lì. E sai cosa ha detto lui? Quando tornerà suo marito, se tornerà, gli farò costruire un laboratorio nuovo. Ma chi ce li aveva messi i sacchi e le armi nel laboratorio? I partigiani. E chi li comandava i partigiani? Lui. Allora è giusto che paghi. Non me l'avevi detto che il mio laboratorio non c'è più. Te lo farà, non c'è bisogno di fare il prepotente. Non è il tipo da prendere con prepotenza. La mattina si svegliò molto tardi. Sentì aprirsi la porta sulla strada e corse incontro a Cincina. Dalla soglia della cucina vide salire pesantemente un grosso uomo col capo chino. Gli si fermò il cuore. Era il signor Gino. Prese una sedia, si mise al tavolo e gli disse: Gaudenzio, si metta a sedere, debbo parlarle. Sono qui per dirle come stanno le cose, subito. Gaudenzio non riusciva più a inghiottire la saliva. Qualche cosa di molto grave stava per accadere. Sua moglie, riprese il signor Gino, piegandosi sul tavolo con tutto il suo peso, a quest'ora è a Milano, in casa mia. Lei faccia quello che crede. So come regolarmi. Se si trattasse di un'avventura potrei rinunciare, ora che lei è tornato. Ma la Cincina aspetta un bambino e mio figlio deve essere mio figlio in un modo o nell'altro. Tutto il paese lo sa. Sua moglie l'ho trovata che era una mezza contadina affamata. Ora è una vera signora. Non se n'è accorto? Non è più roba per lei, per un falegname di paese che arriva dopo 6 mesi che la guerra è finita e vuole il laboratorio, la moglie, la casa in ordine e cosa ancora? Qui è finita la prepotenza. Quello che è stato, ora ognuno al suo posto. E il posto di sua moglie è a casa mia, ad allevare il figlio che nascerà, a fare la vita che le spetta. È un fiore che ho coltivato io e che lei non può venire a cogliere fresco fresco. Gaudenzio cercò di parlare, di emettere almeno un gemito, ma la bocca gli era completamente seccata. Il signor Gino continuò. Aspetti, io non voglio rovinarla né metterla sul lastrico. Qui c'è un assegno di 500.000 lire per adesso. Lei lo intasca e parte oggi stesso. La porto con me fino a Milano e la metto sul treno per Genova. Là c'è un posto che l'aspetta, 80.000 lire al mese. Cosa vuole di più? Ma lei non si farà più vedere né qui né a Milano, intesi? Il signor Gino si alzò e attese a gambe larghe, come se si dovesse caricare sulle spalle Gaudenzio per andarlo a buttare in qualche angolo del porto di Genova. Gaudenzio riuscì a parlare. Me ne vado, disse. Me ne vado come son venuto. Fra mezz'ora sarò fuori del paese. Spinse l'assegno verso il signor Gino e si alzò. Poi andò in camera lentamente e aprì qualche cassetto per cercare dei fazzoletti. Nel cercare, mise le mani su un pacco di carte, tirò fuori e vide, legate in un mazzo, tutte le sue lettere dalla prigionia. Le prese e passò sotto lo sguardo del signor Gino, che stette a vederlo scendere le scale. E lo seguì da lontano fino alla strada, in discesa, verso la provinciale per la quale Gaudenzio si era incamminato. Quasi un mese dopo, Gaudenzio camminava ancora. Era passato intorno a Francoforte in un largo giro. Qualche ora dopo entrava nel cortile della segheria. Gli vennero incontro tutti. Non si meravigliarono di vedere Gaudenzio. Godens, disse il padre, sei tornato? Sì, sono tornato.
Mi avete sempre detto che qui avrei avuto da lavorare e da vivere, in qualunque caso. Certo, gli rispose, vai nella tua camera, è ancora come l'hai lasciata 2 mesi fa. Vai, vai, tutto si mette a posto. Quello che è stato, la guerra è finita e ogni cosa ritorna come doveva essere. Lavoro ce ne sarà finché si vuole. Basta non fare i prepotenti al mondo. Spero abbiate gradito.